Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. In un piccolo appartamento appena fuori Londra vivono un uomo, sua figlia piccola e il suo cagnolino. La madre della bimba era morta qualche anno prima e loro erano rimasti soli. Il padre lavorava di notte, ma la bimba non aveva paura, poiché il suo cagnolino dormiva sotto il letto e ogni volta che aveva gli incubi o aveva paura, lei metteva una mano sotto il letto e il cagnolino le leccava la mano tranquillizzandola. Una notte, la bambina continuava a sentire un ticchettio proveniente dal bagno. Impaurita mise la mano sotto il letto e, come previsto, il cagnolino le leccò la mano. Ma il ticchettio continuava e lei decise di alzarsi e andare a vedere. Quando arrivò in bagno, vide il cane sgozzato ed una scritta sul muro fatta con il sangue. Anche le persone possono leccare.